Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Selene, per chi ancora non mi conoscesse, e oggi gireremo un video sul primo haul del 2021. Allora, i prodotti che ho acquistato, li ho acquistati più o meno tra dicembre e metà gennaio. Non sono prodotti nuovi, nel senso non sono tutte uscite nuove, però sono prodotti nuovi per me e quindi ci tenevo a mostrarveli in questo video. Vi ricordo di supportarmi lasciandomi un like e di iscrivervi al canale se siete curiosi di scoprire altri contenuti che presto porterò nel mio canale. Vi saluto e vi lascio al tutorial. Grazie! Allora, vi mostro brevemente il succoso bottino che ho qua a disposizione per fare insieme a voi un trucco appunto con le cose nuove che ho comprato questo primo haul del 2021. Partiamo subito da una novità Smashbox, cioè non è una novità, però è una novità il formato, nel senso secondo me Smashbox ha avuto un'idea geniale nel fare finalmente i primer in versione piccola. Contengono 15 ml di prodotto. Questo ad esempio è il Photo Finish Primerizer, primer più moisturizer in uno, praticamente è sia primer sia un idratante. Sapete che ho la pelle desertica, quindi nonostante faccia la skincare ho bisogno di ulteriore idratazione per la mia pelle, prima di applicare il make-up. E cosa faccio? Prendo il primer e lo proviamo. Allora, non sono un amante del primer, però ogni tanto mi piace utilizzarli e secondo me questi formati vanno benissimo perché intanto spendiamo la metà dei soldi e capiamo se il prodotto è quello che fa per noi oppure no. Ne hanno fatti anche altri in taglia piccola che però uso già da un po' più di tempo, come ad esempio il Vitamin Glow, quell'arancione. Quello sempre per i pori, sempre in versione piccola. Allora, adesso meglio. Ok, la mia pelle è decisamente più idratata e anche un po' più luminosa, come vedete. Se sentite dei rumori in sottofondo, oggi non sono i miei figli perché sono a scuola, ma sono i lavori che stanno facendo alla fine della mia strada, perché ovviamente tu decidi di fare un video e cosa fanno? Si mettono a fare i lavori qua nella strada, però vabbè, scusate per i rumori di sottofondo, ma non posso farci niente. Poi, come nuovo correttore, invece, ho preso questo della Bionic. Ah, vediamo se mette a fuoco. Questo qua è il Defense Color Luminizer, è un correttore coprente. L'ho già provato, però volevo testarlo ancora con voi per capire se mi piace davvero oppure niente. Allora, correttore illuminante. Ok, perfetto. Cosa facciamo? È a penna. Premiamo un po' di volte per uscire il prodotto. Vediamo se esce. Dai, collabora con me. E lo metto sia. Lo metto inizialmente solo nella palpebra superiore. Finalmente ieri sono riuscita ad andare dall'estetista, quindi non ho più né baffi né sopracciglia in eccesso. E tra l'altro ho terminato gli esami della sessione invernale, quindi sono molto più rilassata, molto meno stressata e molto più concentrata perché non devo pensare più agli esami, almeno fino alla sessione estiva. Tra l'altro ancora non hanno ripreso neanche le lezioni, quindi insomma un po' di pace, un po' di riposo. Prendo la spugnetta che l'ho dimenticata e torno subito. Spugnetta in umidita e lavata, ho aggiunto un altro po' di correttore perché la quantità non mi convinceva affatto e vado ad applicarla sulla mia palpebra. Stendiamo bene, così prepariamo già la nostra base per il trucco occhi che faremo con una novità. Novità per me, chiaramente, perché l'ho presa da poco. Che però l'ho già utilizzata diverse volte e mi piace molto. Tra un po' ve ne parlo, tranquilli. Non vi lascio patire ulteriormente. Vado ad incipriare. Per incipriare, sparisco un attimo perché era un po' più lontana. Uso la nuova, non la nuova, ripeto, la nuova per me, cipria della Puro Bio, che è questa. Indissolubile, indissolubile, non so come si pronunci, Silky Powder. Vediamo un po'. Apriamola. Ok,
ruotiamo, si apre così. Prendiamo un pennello per la cipria, uso questo sempre della Bionic perché nella farmacia in cui vado c'era, ho sbagliato, dovevo metterlo solo sulla palpebra, vabbè, pazienza, mi è venuto d'istinto metterlo direttamente sul viso, invece no, devo solo fissare la palpebra. Allora, ok, abbiamo messo un po' di cipria e fissato il nostro correttore. Spero che qua, insomma, l'ho messa a poco, non dovrebbe succedere niente. E come palette occhi proveremo questa della Goovy. Allora, io questa palette, questa è la Feel Special, ve la mostro, vi mostro il packaging esterno, è molto semplice, compatto. È bello resistente, è plastica però è una buona plastica, anche una buona apertura, insomma si tiene bene. In questa parte c'è lo specchio che adesso vi copro e vi mostro la shade di colori. Allora, anche questa, palette da tutti i giorni, semplicissima da usare, l'ho già testata, i colori sono belli, si possono usare anche con le dita, però siccome ho acquistato anche i nuovi pennelli di Nabla, di questo astuccio, praticamente hanno fatto tre set di diversi colori. Io ho preso soltanto questo con i pennelli occhi che adesso vi mostro. Ci sono, diciamo, tutti i pennelli che servono per fare un trucco occhi più che dignitoso. Ok, ecco qua. E cosa faccio? Andiamo a prendere con il pennello da sfumatura il colore più chiaro della palette, che è questo burro, e lo mettiamo sull'occhio. Allora, per non far durare questo video un'eternità come mio solito, faccio quest'occhio con voi e l'altro lo faccio off camera, altrimenti sapete che sono una chiacchierona, cioè per chi non lo sa lo scoprirà presto, e non vorrei che anche questo video durasse, insomma, un'ora. Quindi abbiamo applicato il colore panna, color carne, ecco, e abbiamo omogenizzato ulteriormente la palpebra. Adesso andrei direttamente con un colore di transizione, anche se luminoso, che è questo qui. Non ci sono scritti i nomi degli ombretti, quindi ve li posso soltanto far vedere e vado semplicemente a sfumare. Sono pigmentati, eh? Cioè, anche se luminoso, è bello pigmentato e si sfumano con una facilità estrema questi colori. L'ho comprata un po' per caso, perché mi è capitata su Instagram la pubblicità di Michelle Hunziker, che penso sia lei che abbia questa linea, insomma, questa linea di prodotti Goovy. E incuriosita dal suo video, ho cliccato sul sito e ho preso questa palette, che è quella che più si addice, diciamo, ai colori che a me piacciono. Allora, faremo un trucco occhi semplice nella parte superiore, perché poi ho una novità per quanto riguarda la palpebra inferiore. Quindi direi di lasciare così la sfumatura molto semplice, poi prendiamo un colore luminoso, io direi questo. Lo prendo direttamente col dito, vi faccio vedere, e lo applico su tutta la palpebra, anche un po' come punto luce, diciamo. Ecco qua, semplicemente così. Poi di nuovo col pennello sfumo i contorni. Poi, se volessimo intensificare un pochino la parte finale, c'è quest'altro colore, questo qui. Scusate, ho ripreso il caos che mi circonda nel mio bagno, cerco di girare lo specchio. Dicevo, prendiamo questo colore qua, questo un po' più scuro, e con questo pennellino della Nabla che è piatto, ne prendo un pochino, un pizzichino, e cosa faccio? Semplicemente vado ad intensificare l'attaccatura delle ciglia, niente di più e niente di meno. Ecco qua. Questo è un trucco da tutti i giorni, super portabile, però con un pop di colore che vi farò vedere a breve. Allora, correttore. Ho acquistato la palette di Astra, che è questa qua, con tutti i colori per correggere le varie discromie.
ed è la Color Conclair Palette Correttori Cromatici. In ogni colore c'è scritto sopra cosa serve. Allora, ad esempio, questo qua verdolino ha scritto sopra rossori, perché sappiamo che il verde contrasta con il rosso. Quindi, se noi abbiamo un po' di, ad esempio, un segno rosso sul viso, possiamo andare a mettere questo correttore verde per annullare il rosso che abbiamo sulla pelle. Poi c'è occhiaie chiare, che è questo qua. Anche se io non ho le occhiaie chiare, ma lo facciamo andare bene. E poi c'è quest'altro per le imperfezioni che andremo a testare sui miei brufoletti. Questi mi sono usciti a causa degli esami, dello stress d'esame. Allora, li prendo col dito. Non pensavo. Al tatto sono burrosi, sono morbidissimi. E ne applichiamo un po' qua, nell'occhiaia. Coprenza c'è tutta, eh. Forse ho anche esagerato prendendo il prodotto. Andiamo così anche a sfumare meglio lì. Allora, quando usiamo questi prodotti in crema, secondo me il dito ci aiuta molto perché riusciamo a lavorare bene il prodotto e ad amalgamarlo con la pelle. Comunque è bello luminoso, eh. E l'ho pagata pochissimo questa palette, non ci avrei scommesso un centesimo. E invece no, caspita. È bello cremoso. Bello. È anche luminoso. Bene. Proviamo quello per le imperfezioni. Non esagero, ne prendo un po', metto qui un altro simpatico brufoletto qui e cosa faccio? Lo picchietto questo per fare in modo che comunque il prodotto non si disperda nel mio viso, ma rimanga concentrato su appunto le imperfezioni che voglio andare a nascondere. Vediamo poi applicando il fondo se riesco, se regge. Sfumiamo leggermente anche qua. Più che sfumare, picchiettiamo in modo che il prodotto penetri nella pelle, ma non vada a disperdersi e a perdere la sua funzione, che è quella di coprire appunto l'imperfezione. Anche qua, che è un altro simpatico brufoletto sopra il labbro. Qua. Proviamo anche qua sotto il naso, che ho un po' di rossori. Vediamo se fa il suo dovere, sembra di sì per adesso. Già molto meglio rispetto a prima. Non male, non male. Anche per il prezzo che ha, il packaging è semplice e molto intuibile. Anche perché, ripeto, vi avvicino la palette. C'è scritto proprio a cosa servono tutti i colori. Questo è dell'Astra, non mi ricordo se ve l'ho detto. Adesso prendo un pennello da fondo, arrivo subito. Allora, pennello da fondo, ho preso questo della Douglas, è buono, eh? È morbido, molto piacevole anche sul viso. E provo un prodotto di Stefania D'Alessandro. Ho conosciuto questo fondotinta grazie a Marianna, vi lascio sotto poi il link riferito al suo canale che si chiama Le Amiche di Marianna. Lei è una make-up artist bravissima, cioè a me piacciono un sacco i suoi video, non ne perdo neanche uno. Saluto Marianna e la ringrazio per darmi molte ispirazioni su come truccarmi. E qua, ripeto, lei parlava sempre di questo fondotinta in crema e ho deciso di acquistarlo. Chiaramente ho acquistato il refill perché era in offerta, quindi l'ho pagato di meno e non l'ho ancora provato, quindi lo proveremo con voi. Ripeto, faccio solo metà viso così vediamo anche la differenza su come si comportano i prodotti e poi off camera vado a fare anche l'altra. Quindi prendo il pennello, assetto le piatte, pulito anche se non sembra, però l'ho lavato, è rimasto solo un po' macchiato. E ok, riempio bene il pennello del prodotto. Dopodiché stendo. Il finish è strano, sembra, non lo so, di aver messo sì una crema, però rimane leggermente cipriato, ecco, forse questo è il termine giusto. Metto un altro po' di prodotto, così continua ad aumentare la coprenza, è molto coprente, però è bellissimo, perlomeno. Prime impressioni, quindi poi va testato ovviamente. Vedere come dura nelle ore, però ha
Adesso come prima impressione, veramente ottima. Vi faccio vedere la differenza. Questa è la parte che ho fatto con questo fondotinta. Scusate sul refill, ma era in offerta. E questa senza. Cioè, guardate come ha coperto bene e uniformato l'incarnato. Mi avvicino. Wow. Anche i pori ha fatto sparire. Purtroppo per le rughette di espressione non c'è rimedio se non la dermatologa o qualche chirurgo, ma non ne ho nessuna intenzione, quindi ce le teniamo e chi se ne frega. Comunque mi piace, bello, 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 bello. Adesso, come altra novità, abbiamo fatto la base, la cipria. Messo il fondotinta, ovviamente, andiamo ad incipriare e uso appunto questa della Puro Bio, che è questa qui, vi faccio vedere il tappo. La quantità è questa, sono esattamente 8 grammi di prodotto. Io ho una pelle secca, quindi non esagero mai con la cipria, però comunque la devo mettere almeno un velo per fissare. Solitamente utilizzo ciprie che non siano super matte, cioè che sì, insomma, fissino il make-up, ma che non mi prosciughino ulteriormente la pelle. Allora, fisso questa parte. Bella anche questa. Ne aggiungo un altro po' per far asciugare ancora meglio il viso. Esci fuori, dai. Ok, ne aggiungo un altro pelino proprio qua dove poi andrò a mettere i nuovi prodotti per la nuova palette viso, dove proveremo insieme una palette viso nuova. E un pochettino qua nella fronte. Allora, ci siamo, abbiamo fissato. Come prodotto per come palette viso vi mostro questa della nuova collezione di Sephora. Scusate, era sotto tutto il resto delle cose. E questa è la palette viso di Sephora in collaborazione con Elodie. Io trovo il packaging molto carino, a me piace, ecco. Invece non mi è ispirata tanto la palette occhi, quindi non l'ho comprata, ho acquistato soltanto questa per il viso e il set di pennelli, che adesso vi mostrerò subito in azione. Se... ok, no, ce l'ho qua, perfetto. Allora, che facciamo? Prendiamo questo. Allora, il set dei pennelli è composto da questi. Allora, questo è per il viso e questi due sono per gli occhi. Abbiamo un pennello a penna e uno sfumino un po' cicciottino. Piatto. Però è bello questo anche per fare la parte interna dell'occhio. Poi lo proviamo per intensificare ancora di più, così proviamo anche i pennelli occhi. Per adesso, allora, io ho sempre usato questo rosa come blush. Oggi cambiamo e proviamo questo sull'arancione e vediamo un po'. Allora, quello rosa è molto pigmentato, ma noi sorridiamo senza paura. Estendiamo il prodotto, anche questo come pigmentazione non scherza, molto aranciato. Questo secondo me è molto bello d'estate con l'abbronzatura, wow. Siccome appunto è eccessivamente pigmentato, lo tampono un po' e lo vado a sfumare con il pennello del fondotinta in modo che l'effetto sembri più naturale, ecco. Vedete già la differenza? Così sa di guancia bella sana. Prima sembrava un semaforo, insomma, ecco. Allora, sempre con lo stesso pennello, proviamo, lo pulisco un pochino. Prendo la terra, che è questa qua, Cat. Invece il blush è 10. Ecco qui. Prendo la terra l'ho già provata, mi piace un sacco, e la vado a passare qua sotto e sfumo sempre senza andare troppo vicina alla parte delle labbra, qua, cioè mi fermo più o meno qua con la terra e sfumo verso l'alto, giusto per darmi un bel coloritto di persona viva e felice e che si è svegliata bella riposata, anche se non è vero. Faccio anche metà frontone, ok. Questa fronte è veramente. Non lo so perché è così grande, però ce la me la tengo, quindi la cerco di camuffare con la terra e poi faccio un po' anche qua sotto. Tiro giù fino al collo. Orecchino, spostati.
Ecco qui, fatta. Allora, mi piace un sacco. Mi piace la formula di questi prodotti, mi piace la terra, mi piacciono i blush, mi piace che comunque sono pigmentati, ma allo stesso tempo facili da sfumare con il pennello da fondo. Trovo che abbia fatto un ottimo lavoro e lo dico con Sephora. Veramente questa è promossa. Super promossa per il mio parere personale. Ovviamente tutto quello che vi dico riguardo i prodotti, ricordatevi che è una mia opinione personale. È riferito al mio tipo di pelle, al mio gusto, al mio gradimento, perciò insomma il make-up è prettamente soggettivo, quindi una cosa che può piacere a me potrebbe non piacere a voi e viceversa. Per quanto mi riguarda, questa palette è promossa. Non ho ancora provato l'illuminante, però, mentre la terra e il blush rosa li avevo già usati, non avevo ancora avuto modo di testare l'illuminante che proveremo insieme. L'illuminante questo si chiama Moor. Vediamo un po'. Pennello di Mesauda da illuminante. E cosa gli si può dire a questo illuminante? Niente. Bello. Allora, mi avvicino. Non fa spessore, questa è la cosa bella. Cioè, lascia la zona luminosa, ma non appesantisce troppo. Bello anche l'illuminante. Peccato non averlo provato prima. Adesso vi dicevo, con uno dei due pennelli, questo, riprendo la palette Goovy con uno dei colori più scuri e vado leggermente, ma proprio leggermente, ad intensificare la parte finale così. Picchiettando e poi leggermente sfumando verso l'interno e poi verso qua, verso l'alto, per formare la V, la famosa V che serve per allungare il nostro occhio. Ecco qua. Riprendo il pennello da sfumatura grande di Nabla e vado a sfumare meglio, sempre portando verso l'esterno. Ah, detto che il trucco era molto semplice, eh? Però ho una sorpresa per voi. Ho acquistato questo matitone blu della Astra, che è il Cult Stick Water Resistant e Ye Shadow. E voglio fare un esperimento, tanto insomma, siamo qui per testare nuovi prodotti, quindi è nuova, non l'ho ancora mai usata. Volevo portare il colore blu nella parte inferiore dell'occhio. Mi avvicino, così mi vedete meglio anche voi. E cosa faccio? Vado a riempire leggermente la... Vediamo se colora, dai, colora la parte interna. E poi porto il blu qua nella parte sottostante. E poi lo porto verso l'esterno, così. Non male. È da provare anche su tutto l'occhio, però per il momento non male. Prendo adesso il pennellino a penna della collezione di Elodie e mi aiuto con il colore che ho usato come transizione, questo. Mi dimentico di nascondere, di coprire lo specchio, di non farvi vedere il caos che regna nel mio bagno. Comunque prendo questo e mi aiuto per sfumare il blu. E lo porto verso l'esterno. Pulisco un po' qua. Perché mi cavo sempre l'occhio quando pulisco? Però in questo modo il blu effettivamente va un po' a perdersi. Peccato. Ma noi non demordiamo e ripassiamo il blu nella parte interna. Cioè, vorrei che si vedesse di più il proprio di colore, ma a quanto pare più di così non si riesce. No, non si nota tanto che è blu, peccato. Cioè, sì, si vede che c'è un colore blu sotto, però avrei preferito che, insomma, fosse più evidente. Vado a risfumare. E porto sempre verso l'esterno. Sollevo ancora un po', ecco. Non tirare troppo l'occhio, sennò... Ok. Beh, non è male. Nell'insieme non è male. Vado semplicemente a correggere la parte dell'occhiaia. Qua sotto mi aiuto con il pennello di prima e pulisco bene la parte sotto. Ok. Beh,
Il risultato non mi dispiace, comunque anche se avrei preferito un blu un po' più intenso, però insomma diamogli un'altra chance, magari in un prossimo video lo proveremo su tutta la palpebra per vedere come si comporta. Adesso, come altra novità, ho questo primer, mascara e primer, Natural Nutri-Color con olio di jojoba di Bella Oggi. Allora, il mascara si presenta così, è marrone. Si può utilizzare sia così come mascara marrone oppure come primer per mettere poi sopra, andare a mettere sopra un mascara nero. Prima lo proviamo così normale, poi vediamo. Se non ci piace il risultato, andiamo a mettere un mascara più scuro. Momento serietà. Meglio qua, come mi sono avvicinata, ho visto che ecco così mi piace di più. Allora, me forse è meglio come primer. Ok, non è mai che faccio miracoli, cioè sì, insomma si vede che c'è, però secondo me non, cioè, non lo personalmente non lo utilizzerei solo questo come mascara. Lo lascio asciugare e poi metto un mascara che ho, insomma, non un mascara nuovi, quindi ne userò uno mio. Vediamo un po' cos'altro mi è rimasto. Ora preparatevi a farvi due risate. Io ripeto, sono negata nel fare le sopracciglia, però, siccome sono anche testarda, ho voluto comprare il Geisha Brown crema gel sopracciglia di Astra. Invogliata dal prezzo più che altro, e come è composto? È fatto così, qua c'è il colore, e poi ho scoperto che nella parte superiore, guardate come sono organizzati, c'è il pennellino per mettere il prodotto. Adesso vi prego di non ridere, ma andremo a provare insieme questo prodotto. Io non mi disegno mai le sopracciglia. Mi vengono queste idee geniali durante il video? Non lo so, non l'ho mai provato. Pensavo fosse un po' più difficile. Facciamo i contorni anche in alto. Andiamo a definire le sopracciglia. Forse qua. Ah no, quella è la mia sopracciglia. Beh, ha riempito. Il colore è un po' scuro, però nonostante io sia chiara, ho le sopracciglia scure, quindi non posso comprendere un colore chiaro, perché comunque andrebbe, cioè si vedrebbe che sarebbe artefatto. Questo colore, ad esempio, è il numero 03. Vi ripeto, è scuro, lo so, però ho le sopracciglia scure, non posso nasconderlo. Ah sì, vorrei provare a disegnare qualche paletto qua. Per farlo sembrare un po' più naturale. È carino il risultato, non è male. Pensavo anche fosse più difficile da utilizzare, invece no. Adesso cosa faccio? Datemi un secondo, arrivo subito. Stavo cercando questo, ecco perché sono sparita. Per voi no, però sono andata a cercarlo perché volevo provare a pettinare le sopracciglia e vedere un po' se il prodotto si... Insomma, si sparge meglio su tutte le sopracciglia. Che dite? A me piace il risultato. Anche su questo prodotto non ci avrei scommesso un centesimo. E invece è bello. Sì, che bello quando compri qualcosa che pensi che non userai e invece poi rimani piacevolmente stupito. Allora, proseguiamo con i miei nuovi acquisti. E ho comprato, ah, ed ecco qua, ho comprato una matita dell'Astra, perché è così scura. No, aspettate, ho sbagliato. Allora, questa è un Eye Pencil Astra Matita Casual Occhi Coal Black, vabbè. Ah, mi sono fatta fregare dal tappino che è dorato. Non fatevi fregare neanche voi. Leggete sempre quello che c'è scritto. È una matita nera. E cosa facciamo? Non la proviamo? Sì, la proviamo, l'ho comprata. È un haul e la passo semplicemente qua.
Nella parte inferiore, superiore dell'occhio infracigliare per dare un po' di intensità allo sguardo. Non lo so, non so valutarla, l'ho appena usata, vediamo un po' come si comporta durante la giornata. Poi ho preso due rossetti Astra. Abbiamo il numero 02 Vampi e il numero 13 Gossip Girl. Carino il nome. Allora, ve li swatcho perché non mi ricordo più che colori, che tipo di colori siano. Questo qua è il numero 13 Gossip Girl. Allora, questo è nuovo, nuovo, vedete. Vediamo un po', anche per cercare di capire quale sta meglio col trucco. Sì, penso che questo vinca sicuramente a mani basse perché è più neutro. Questo invece è un viola ed è appunto il numero 02 Vampi. A me piacciono molto i viola, però con questo trucco mi... Lo faccio vedere, ma non ci azzecca niente. Bello, bello anche questo, ma facciamo, usiamo questo Gossip Girl come matita labbra. Ne ho acquistato sempre una dell'Astra rossa, perché? Non lo so perché l'ho comprata rossa. Mi serviva la matita rossa, forse per quello. Rimuovo l'eccesso di burro cacao. E che faccio? Faccio la matita rossa e poi metto all'interno... Non ci dovrebbe star male, proviamo. Allora, matita rossa. È molto rossa. Vediamo i contorni. Allora, questa è dell'Astra, della Professional Lip Pencil matita labbra. È il 42, lo trovate scritto qua. Comunque, ripeto, non voglio usare un rossetto rosso, anche perché dopo devo andare a prendere i bambini a scuola e non ho voglia di mettere un rosso sparato. Però proviamo questo rossetto Gossip Girl, vediamo come ci sta anche se la matita è rossa. Ci sta bene, bello il colore, un bello luminoso. Allora, questi dovrebbero essere, questi sono anzi rossetti liquidi, finish matte, texture cremosa, colore intenso, vero? Sono morbidissimi. Il profumo. Il profumo è dolce, buono. Adesso però io ho il terrore che mi vado ovunque, quindi faccio il mio solito trucco magico, prendo un pezzetto di carta igienica, così non mi va in mezzo ai denti, semplicemente per questo. Allora, dovremmo aver provato tutto, mi sa che non mi è rimasto niente di nuovo da provare. Ah, volevo dirvi che io ho ordinato questi prodotti della Gouvie, mi è arrivato insieme alla palette, il pennello e la pochette che non ho qua a portata di mano, però è arrivata insieme. E anche con i pennelli di Lodi mi è arrivata insieme la pochette che invece ho qui ed è questa. Carinissima, qua c'è scritto Sephora, ben fatta, è carina anche dentro. Dentro c'è scritto Lodi col cuoricino e Sephora, eccola qua. Io adoro le pochette perché poi magari quando potremo riprendere a viaggiare sono comode per portarci i trucchi che ci servono. Benissimo, adesso io vi lascio un attimo in stand-by, vado a fare l'altra parte dell'occhio e poi arriviamo alle conclusioni finali. Grazie per aver seguito questa parte di video. Rimanete sintonizzati per vedere l'effetto finale. Eccomi qua, ho completato anche l'altra metà del viso utilizzando gli stessi prodotti. Ditemi un po' cosa ne pensate. Questa è la parte make-up. Comunque su quest'occhio ha funzionato meglio la matita blu. Cioè, qua si vede secondo me un po' di più che sia blu. Poi un po' le luci sono sfalsate perché chiaramente non siamo alla luce del giorno, però visto dal vivo, insomma, il blu si vede. La riproveremo comunque. Mi piace molto questo risultato. Voi cosa ne dite? Cioè, è un look, sì, da tutti i giorni, però con quel tocco in più. Non lo so, mi piace, mi vedo meglio oggi. Comunque nell'haul chiaramente non compro solo prodotti make-up, non ci saranno solo prodotti make-up, ma vorrei segnalarvi due prodotti di cui mi sono follemente innamorata, ovvero il primo è questo.
di Bioficina Toscana. Bioficina Toscana. Allora, è un profumo per capelli. Cioè, veramente, io adoro essere profumata, chiaramente. E mi piace molto che anche i capelli siano profumati. Poi, essendo una fumatrice, purtroppo a volte si impregnano di odore di fumo e con questo non ho più questo problema. Allora, io ho scelto come profumazione la profumo capelli uva e melograno, ma ne avevano tante altre. È dolcissimo. Io sono un amante dei profumi dolci, quindi tutto quello che io compro per quanto riguarda i profumi, che siano di capelli, corpo, per la casa, sono dolci. E infatti ho comprato questa candela qua, che è della, aspettate che non mi ricordo mai il nome di questa marca, Bath & Body Works, ecco qua, e questa si chiama Pumpkin Cookie Dough. Allora, il packaging, vabbè, parla da solo, è bellissima, poi l'aprite, è buonissima, cioè è proprio dolce, l'accendete, si sente in tutta la casa e ha tre stoppini. L'ho già accesa diverse volte e guardate ancora quanta ce n'è. Cioè, a parte, vabbè, sono carinissime le zucchette, però è proprio bello il profumo e dura tanto. Un'altra candela che amo, vabbè, della Yankee Candle, la Vanilla Cupcake. Fatemi sapere se anche a voi piacciono le candele, quali utilizzate per profumare casa. Quali sono? Volevo sapere se conoscete già i prodotti che ho utilizzato, se li utilizzate quotidianamente, cosa ne pensate. A me è piaciuto tutto, dalla base alla palette, ai pennelli. Sono veramente soddisfatta dei miei nuovi acquisti. Perciò vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Vi saluto. Ciao ragazzi, ciao ragazze, ci vediamo presto. Un bacione a tutti. Buon proseguimento.